Buongiorno a Andrea Dolci. Buongiorno. Il titolare del colorificio Dolci nel cuore di Verona dai primi del 1900. All'inizio erano circa 20 imprese di colori da terre naturali e contava circa 200 addetti, perché Verona, come Siena, è una delle zone in cui c'è l'estrazione di queste terre. Allora, al posto di fare io un'introduzione storica, parto da una domanda che può dare l'occasione di sentirsi dire ben di più di quel che avrei detto io. Qual è l'aspetto dell'impresa nata dal nonno Arturo Dolci nel campo delle terre coloranti che le dà la sua longevità? Perché sono quasi 120 anni, se non 120. Sì, circa 120 anni. E ha fondato l'azienda il bisnonno Arturo, appunto, che appunto all'inizio del Novecento ha avuto questa intuizione di fare la produzione di terre coloranti naturali, perché qui nella zona di Verona siamo ricchi di materiali minerali di questo tipo. Verona è una città attorniata da colline e in epoche geologiche antiche queste colline sono state hanno avuto dei fenomeni carsici, quindi di acqua che si è infiltrata nel sottosuolo e ha creato delle argille colorate. Da queste argille colorate, tipo terra gialla, terra rossa, terra nera, terra verde, sì, praticamente dall'epoca antica, ad esempio anche i romani 2000 anni fa usavano queste terre nel nostro territorio, questi colori venivano utilizzati per la coloritura murale e per l'opera artistica. Mio bisnonno, appunto, da grande appassionato alchimista, aveva anche, diciamo, delle passioni proprio per tutto quello che riguardava la sfera naturale, degli argomenti sul naturale, era, diciamo, all'avanguardia, se vogliamo, un precursore di una moda che adesso, tutto sommato, per noi è quasi normale, però all'inizio del Novecento era una cosa, come dire, molto, molto strana che un imprenditore approfondisse questi temi. Lui, appunto, ha intuito questo discorso che le terre naturali potevano essere un settore di interesse, cominciò appunto lo scavo, la ricerca delle materie prime qui nel territorio veronese e cominciò l'azienda con un discreto successo. Infatti già da subito praticamente si ebbero i primi risultati, perché le facciate di Verona venivano colorate con queste terre naturali e miscelate alla calce. Questa fu un'usanza che è nella storia di Verona, tra l'altro, perché da sempre Verona è nominata Urs Picta, perché tutti i palazzi storici, le chiese di Verona sono proprio ornamentati di questi colori storici che si trovano sin dall'antichità. Quindi tutte le facciate di Verona sono colorate di giallo ocra, di terra rossa, di terra verde, sono le terre classiche della nostra zona. Chiaramente la lavorazione era artigianale e rimane tuttora artigianale, viene praticamente fatta con dei macchinari particolari e noi ci portiamo avanti ancora da 100 anni praticamente i macchinari storici che sono stati rimodernati, però come concetto base sono sempre delle macine a pietra, dei mulini e martelli e un forno per la cottura che trasformano questi minerali in varie sfumature di colori e si riesce a fare una paletta di colori di 50-60 colori che poi vengono riproposti nel campo artistico, nel campo del restauro, nella decorazione murale e negli ultimi anni anche in altri settori come il settore della cosmetica, come il settore del tessile, perché negli ultimi, appunto, periodi c'è particolare attenzione da parte sia delle aziende che anche del pubblico, diciamo, a utilizzare materiali che non siano nocivi, che sostenibili, quindi da questo punto di vista credo che la ditta abbia un futuro e noi ce la mettiamo tutta. Bene, una questione, appunto, che accennava prima agli interessi del bisnonno, la curiosità di Arturo è da bottega rinascimentale, leggendo il bel libro che avete fatto, e perché si occupava di antidoti, di aromi, di insetticidi, e in più c'era anche
questo aspetto culturale. Anch'io sono stato sorpreso dalle nominazioni che ha dato ai Verdi. È un poema, è bellissimo. Sì, diciamo che è un lavoro, come si diceva, il bisnonno aveva un'attitudine da alchimista, quindi lui in effetti aveva come idea ricreare un po' la bottega medievale, quindi aveva cominciato con la ricerca sulle essenze, sui profumi, e poi la cosa si è evoluta sui colori. E in effetti c'era molto spazio anche alla fantasia, poi comunque, ad esempio, abbiamo citato i Verdi, si facevano un sacco di Verdi e venivano denominati con i nomi più particolari, che venivano magari o per un, venivano nominati o per una, un rimando poetico, oppure anche per un nome di una cava oppure di una località, diciamo. E soprattutto i Verdi venivano utilizzati tantissimo perché venivano usati per la coloritura della calce, quindi abbiamo una gamma qui di vecchi verdi, avremo 500 colori di tonalità di verde, come ad esempio i blu, gli azzurri. Cioè la ditta in quegli anni era famosa per l'assortimento di verdi azzurri come i blu oltremare, dove ce ne sono una gamma infinita di tonalità, e quindi già dall'epoca abbiamo mantenuto questa sorta, diciamo, di fabbrica, però come dire, non fredda. C'è una fabbrica sempre con una particolare attenzione anche al rapporto che si crea sia con il cliente, ma anche col lavoratore, cioè una bottega, diciamo, quindi dove le persone arrivano, si scambiano le esperienze varie, e questa è fonte di arricchimento sia per noi che anche per la persona che viene, perché tuttora al giorno d'oggi che sappiamo i rapporti umani essere un po' più in crisi, qui da noi quotidianamente si parla con persone che fanno diversi lavori, e lo scambio, diciamo, di idee è molto utile a tutti, perché ci fa crescere sia come persone che anche comunque come professionisti. Sì, e un capitolo importante, appunto, per la cultura e per l'arte dolce sono anche le collaborazioni proprio con gli artisti, con gli architetti, con gli artigiani. Esatto, cioè il bello di questo lavoro è che ti permette di conoscere tantissime persone, appunto, da, non so, dal pittore, dal muratore che restaura una casa antica, all'architetto che cerca dei materiali particolari per un restauro, comunque per fare una casa in via edilizia, a un artista che vuole colorare, fare il quadro ancora con le tecniche pittoriche antiche, quindi mescolare le terre con i vari leganti e non prendere il tubetto pronto, perché partendo dalla materia prima naturale, prendendo la polvere e sciogliendo questa polvere con un legante, che può essere l'olio di lino, può essere una gomma arabica, una caseina, un olio vegetale di altro genere, si possono creare tutte le tecniche pittoriche e si ha la massima resa sia del colore che anche del dipinto, perché è il massimo come proprio potenza del colore. Adesso è diventata quasi istituzionale nell'impresa la visita dei bambini delle scolaresche? Sì, questa è sempre stata per noi una cosa molto importante, anche proprio per intanto come cosa rilassante per noi, perché vedere i bambini che arrivano e vedere l'entusiasmo dei bambini al contatto con i colori è una cosa che ti ripaga di tante, come dire, sì, tanti sacrifici anche che si sono fatti nel tempo, perché proprio i bambini, essendo puri al 100%, loro mettere le mani nella terra e vedere questa materia che si crea, per loro è una cosa, gli si apre un mondo, in un mondo che, diciamo, attualmente non ti permette di vedere tante cose creative. Noi vogliamo mantenere questa tradizione perché per noi è importante che anche le nuove generazioni si creino conoscendo, diciamo, la realtà da cui partono proprio le materie prime, e che poi è una caratteristica italiana, questo fatto, diciamo, dell'artigianalità che va portato avanti anche in altri settori. Sì, io per un caso, no, come le ho accennato, scopro, pur di Verona, scopro dolci per le terre a Parigi, quando ho vissuto là, da Sennelier, da questa grande maison che fa i colori, no? Fa i colori ad olio, gli acrilici,
E fu qualcuno lì che mi disse che i pigmenti, sentiva l'accento italiano, che i pigmenti venivano da Verona. Io penso di capire che perché certi colori mi interessano. La serie, per dire così, di coloro che utilizzano i vostri pigmenti, no? Quindi Sennelier, Maimeri, Winsor & Newton, Talens, sono i colori che mi piacciono. Perché in effetti io... allora, a Parigi, forse per via della distribuzione, Winsor & Newton si trovano dappertutto. Sì. Beh, ottimi, sì. Certo. E Maimeri in Italia, tra i vari colori, utilizzato, che ne so, anche Ferrari o altri, ma in effetti sono... E quindi siete alla base della materia prima dei pittori. Sì, il nostro orgoglio è sempre stato questo, appunto, questa internazionalità dell'azienda, pur essendo un'azienda piccola, familiare, da sempre, diciamo, è stata sempre conosciuta all'estero, da sempre. Poi negli ultimi anni, con l'avvento di internet, diciamo, chiaramente c'è ancora maggior visibilità, però la nostra clientela, appunto questi nomi che ci sono citati, li abbiamo sempre avuti e sono clienti fedeli da decenni, diciamo. Quindi sono i migliori produttori mondiali di colori per artisti che ancora cercano la materia prima vera e propria per creare le loro linee di colori. E questo fa la differenza, perché la materia prima nel colore, come nella cucina ad esempio, è importantissimo, perché ti dà la qualità del prodotto finito. E normalmente queste aziende straniere sono anche molto riconoscenti, c'è un rapporto, anche tante volte si trasforma in un rapporto di amicizia, quindi ci sono anche delle visite, queste persone vengono a trovare la nostra realtà perché c'è un interscambio anche un po' di esperienze. E per noi è importantissimo, perché appunto la soddisfazione morale che ci danno è anche è una certificazione sulla serietà dell'azienda, perché quando aziende di questo calibro ti prendono in considerazione, vuol dire che c'è una gran fiducia sulla serietà dell'azienda. E come è venuta l'idea, ultima domanda, diciamo, come è venuta l'idea del libro? C'è proprio una monografia sull'impresa, nel senso che si potevano fare tanti Deplia ben illustrati, no, come si usa spesso, ma lì è un vero libro. Quindi com'è venuta questa... Ecco, qui è... Beh, intanto devo ringraziare Daniela Rossi, che diciamo è l'ideatrice di quest'opera e la realizzatrice anche di questa opera molto difficile, laboriosa, lunga. Anche questo è un coronamento, è una soddisfazione, direi anche un atto dovuto un po' a chi ci ha preceduto. Sinceramente, quando ho pensato al libro, la persona che più, come dire, avrei voluto che l'avesse visto, diciamo, è mio nonno, perché è la persona che ha sofferto di più qui esperienze, diciamo, difficili. Mio nonno ha superato la Seconda Guerra Mondiale, l'azienda è stata distrutta, lui ha tenuto gli operai lo stesso, dopo la Seconda Guerra Mondiale ha costruito l'azienda da zero, e faceva finta di lavorare per i tedeschi giusto per tenere in vita l'azienda. Quindi c'è, cioè, un imprenditore di altri tempi, una persona generosissima, e sinceramente tutta la nostra famiglia, quando il libro è venuto fuori, ha pensato a lui, perché è proprio dedicato a lui in prima persona questo libro, e poi comunque a tutta la nostra famiglia, e io in particolare l'ho dedicato alle mie figlie, sperando che un domani anche loro si appassionino di questo argomento, e comunque per loro è sempre una fissare le loro radici, è qualcosa che avranno per sempre. Abbiamo preferito fare un libro perché il libro è un oggetto antico, ma nello stesso tempo moderno, perché penso che il libro non passerà mai. È un oggetto che fra 100 anni uno se lo ritroverà in mano, un po' magari impolverato, ma avrà sempre lo stesso fascino. Sì. Quindi siamo contentissimi dell'opera, l'opera sta avendo anche tante soddisfazioni, tante persone hanno capito che l'opera è un'opera globale, corale, cioè non è un celebrare noi stessi, è un qualcosa che dà soddisfazione a tutto quello che ruota attorno all'azienda. Dobbiamo fermarsi perché è casa di fuori.
Allora, si potrebbe questionare per molto tempo. Ringrazio Andrea Dolci e anche da parte del pubblico di Liberi TV, dove andrà questa intervista, e tantissimi auguri per l'attività, e io sono anche un vostro cliente, e ben prima di questa intervista, che è venuta appunto scoprendo il libro dagli amici che organizzano questo premio, no? Dall'OMI, dall'Osservatorio Monografie d'Impresa. Anche quella è una bella impresa. Grazie Andrea. Grazie a tutto il pubblico, e noi siamo Verona, chi magari facendo un giro per Verona vuole capitare, siamo a Veroneto, una zona anche particolare ma molto caratteristica di Verona, perché la fabbrica è ancora inserita in un contesto urbano interessante, può venirci a trovare e visitare volentieri. Grazie.